Allora, buonasera a tutti, io direi di cominciare. Spegniamo le luci, non ricordo più? No, non ce n'è bisogno. Bene. Allora, e la protagonista assoluta di questa conversazione, come avviene per le conversazioni di questo ciclo, è un'unica opera intorno alla quale naturalmente facciamo ruotare tante altre opere di riferimento, di confronto, di riscontro, paragone, conferma, smentita, eccetera. Si tratta di una terracotta alta poco meno di mezzo metro che si trova felicemente in uno dei più importanti musei della Gran Bretagna, il Victoria and Albert Museum di Londra, che la possiede dal 1858-59, la si deve guardare quindi solo e unicamente a Londra, ma in questi mesi c'è la fortuna di poterla ammirare a Firenze, perché il Victoria and Albert Museum l'ha prestata eccezionalmente, generosamente, per la prima volta a una mostra di cui sono co-curatore assieme all'amico e collega professor Andrea De Marchi dell'Università degli Studi di Firenze, una mostra su Verrocchio, il maestro di Leonardo. In questa mostra l'opera è presentata non solo come di Leonardo, senza punto interrogativo, cosa che può sembrare un atto di hubris che infatti mi viene rimproverato da più parti, visto che la responsabilità di questa scheda è mia, ma viene presentata anche come l'unica opera di rilievo che si possa oggi serenamente riconoscere a Leonardo, nonostante tutti i faticosi tentativi che ci sono stati negli ultimi 100-150 anni per attribuire a Leonardo scultore altre cose. E forse dobbiamo dire, anche se non si fanno queste ipotesi in assenza, come dire, dell'interlocutore a cui ci si riferisce, forse il Victoria and Albert non l'avrebbe prestata così, apposta la sua generosità naturalmente, non l'avrebbe prestata così facilmente se ci fosse una tradizione consolidata a favore di Leonardo. Invece l'attribuzione tradizionale di quest'opera dal 1859 in poi è ad Antonio Rossellino, uno scultore molto importante di cui diremo varie cose, che però io non riesco assolutamente a vedere in relazione con questo oggetto. Io dividerò questa conversazione sostanzialmente in quattro parti, o almeno ci provo. Una pars destruens, che serve a mostrare perché quest'opera non può essere di Antonio Rossellino. Una pars construens, che serve a mostrare tutte le ragioni che depongono a favore di Leonardo, addirittura ragioni che io trovo così semplici, così facili, così scorrevoli, così piane, che non mi capacito del fatto che dopo tanto tempo siamo ancora alle prese con questo interrogativo. In verità poi nella terza parte, nella quarta parte, cercherò di spiegarvi quanto facilmente si sia creato l'equivoco che ha portato a tacere il nome di Leonardo in rapporto a quest'opera. Questo nella terza parte. Nella quarta parte, che è molto più breve, la conclusione, voi stessi caverete da voi le ragioni per cui è direttamente proporzionale alla facilità con cui si è creato questo equivoco, c'è oggi la difficoltà a uscirne, la difficoltà del desiderio di uscirne. Allora, cominciamo appunto con questo oggetto che è una terracotta. È una terracotta in antico forse lievemente dipinta, oggi non lo si vede, bisogna proprio affrontare l'oggetto con molta attenzione, con delle foto speciali per scoprire un po' del colore azzurrite del manto della Vergine in particolare. È una Madonna sulla cui originalità concorrono tutti, e questo è importante sottolinearlo, perché per questo tipo di oggetti spesso si avanza il sospetto di falso ottocentesco, quindi è un'opera fiorentina del terzo quarto del XV secolo, quindi del primo Rinascimento. E non sappiamo nulla prima del 1858-59, questo non ci deve stupire per la natura stessa dell'oggetto, un oggetto piccolo, un oggetto portatile, un oggetto, come dire, sortito in qualche modo dalla soffitta della nonna, quando in pieno Ottocento gli italiani si resero conto di avere uno sterminato patrimonio non solo pubblico condiviso, cosa che sapevano almeno i più emunc tenaris da tempo, oppure un patrimonio fatto di grandi collezioni patrizie, aristocratiche, principesche, eccetera, ma anche un patrimonio di oggetti d'uso domestico, di arredo familiare, di devozione privata, quale è l'oggetto che abbiamo davanti agli occhi? Un oggetto nato non con una funzione direttissima di culto, ma presto trasformatosi in meritevole immagine sacra, immagine devozionale. Allora, questa Madonna col bambino, sulla cui qualità nessuno è in grado di esercitare una smentita, istituisce col bambino un rapporto, perdonate la banalità, modernissimo. Innanzitutto il bambino stesso è colto in tutta la vivacità dei suoi pochi
mesi di vita. Lo studio di questo bambino è fatto non solo da un sublime scultore, ma anche da una sorta di, come dire, scienziato pediatra ante litteram, che si è guardato molto bene l'infanzia maschile, voglio dire, quando dico infanzia mi riferisco proprio all'etimologia, cioè la vita dell'infanz, di colui che non parla, cioè che non è in grado di emettere dei suoni di senso logico, però si come dire, esprime attraverso l'urlo, attraverso le strilla gioiose, e poi vedremo bene anche attraverso il tatto, deve conoscere il mondo prendendo tutto, come sapete, allungando le mani sul corpo della madre o in questo caso sopra un pannolino che ridonda, diciamo così, dall'abbigliamento di lei. E lei se lo guarda compiaciuta, se lo mangia con gli occhi, come si dice familiarmente, cerca di convogliare su di lui la nostra ammirazione, la nostra devozione, lo guarda con questo sublime sguardo, come dire, radioso, che lo fa calare dall'alto, quindi una capacità, come dire, di tenere insieme il domestico, il feriale, il quotidiano, il banale, se volete, con un senso della divinità, un senso immanente, fortissimo della divinità. E vediamola da più lati l'opera, per capire che si tratta di un oggetto nato soprattutto come un grande virtuoso modello di bottega, un modello fittile offerto generosamente a se stessi, ma ai propri compagni, ai propri maestri, ai propri discepoli, per esercitare la virtù manuale del disegno, il disegno da pre, le copie attraverso la formatura, i calchi, ecco. Quindi dietro, come vedete, è molto grezzo, meravigliosamente grezzo. È chiaro che è arrivato un momento in cui questo oggetto, un poco come i disegni del 400, è uscito dalla bottega ed è entrato in una casa come pezzo di devozione e anche di collezionismo. Voi sapete che prima del 500 i disegni dei grandi maestri sono rari, sono il frutto di un grandissimo naufragio, perché non c'era ancora un collezionismo sistematico attento a queste cose. Nel 500 invece c'è la grande svolta, quindi per i disegni del 400, e questo avviene anche per i bozzetti, per i modelli fittili come quello di sinistra e quello di destra, è difficile capire quando, come dire, cioè quel sottile discrimine che le ha portati dall'essere strumenti d'arte stricto sensu a pezzi invece di attenzione collezionistica e di devozione domestica, visto che parliamo di un'opera sacra. A destra un modello nudo di Verrocchio, che è esposto nella stessa mostra fiorentina, viene da Berlino, è stato battezzato una Bele, un Adamo, un Endimione. Queste sono tutte etichette interessanti, importanti, ma posticce, perché naturalmente questo è un nudo, nasce come nudo, e il battesimo iconografico come Endimione o Abele è un po' il pedaggio felice che si paga per la sopravvivenza di questo oggetto, nello specifico fino a noi. Dobbiamo immaginare che la bottega di Verrocchio fosse piena di pezzi utili e utilitari di questo genere, abbiamo soltanto questo o poco più. Bene, nella mostra di Palazzo Strozzi, fatta in collaborazione con il Museo Nazionale del Bargello, cosa molto importante, nella mostra di Palazzo Strozzi questa Madonna fittile di Londra è nell'ultima sala, le prime nove appunto di Strozzi, è messa sullo stesso piano di questi celeberrimi drappeggi realizzati da Leonardo, secondo la testimonianza di Vasari, e forse anche da Verrocchio, secondo le conclusioni della storiografia più aggiornata, alle quali noi piacevolmente ci conformiamo, noi organizzatori della mostra intendo, proprio per mostrare l'equivalenza di statuto, come dire, ontologico quasi, di questi oggetti in origine, appunto. E questa è una scelta, come dire, fatta anche sotto il motto dell'intelligenti paucano, non è che si può annoiare il pubblico di una mostra raccontandogli tutto, e quindi abbiamo deciso di puntare sui confronti fra i panneggi, per esempio questo confronto qui, che secondo me è parlante, già questo, come dire, da pensare. Abbiamo invece evitato i confronti, abbiamo risparmiato, diciamo, sui confronti tra volti, gesti, attitudini, perché non potevamo triplicare o quadruplicare questa sala. Questa scelta ci è stata rimproverata da alcuni e forse porta al fatto che molti concludono di questi giorni dicendo: ma non si può risolvere con un panneggio un'attribuzione, allora cerchiamo oggi di occuparci di panneggi, ma non solo. E l'attribuzione ad Antonio Rossellino, dicevo, nasce con l'arrivo stesso del pezzo a Londra, ne parleremo meglio nella seconda metà di questa conversazione. 1858
1859, se non che succede che fra il 1899 e la Seconda Guerra Mondiale 6-7 studiosi del Rinascimento italiano, inglesi, tedeschi, italiani, davanti ai quali io mi scappello, guarda caso dicono: ma questo è Leonardo, e cominciano a scriverlo in maniera interlocutoria, con qualche punto interrogativo. Dopo la guerra, parleremo meglio di queste cose, quindi adesso le dico in maniera abbreviata, nel 1949 esce una monografia di John Pope Hennessy. In effetti si tratta, come vedremo fra poco, la sfoglieremo tutta, di una plaquette di poche pagine, va bene, di un uomo che all'epoca aveva 36 anni ma già si preparava a diventare una sorta di punto di riferimento della storiografia anglosassone sul Rinascimento. Avrebbe scalato tutte le tappe più importanti della carriera museale londinese, tra Victoria and Albert Museum, British Museum, sarebbe finito poi al Metropolitan Museum of Art di New York, avrebbe fatto dei manuali molto importanti di storia della scultura italiana. Insomma, capite bene che a posteriori la parola di Pope Hennessy ha contato moltissimo, ma soprattutto, come dire, questa scelta monografica, va bene, di estrarre dalle sterminate meravigliose lezioni del Victoria and Albert Museum proprio questo oggetto per farne il cuore di una plaquette. Insomma, questo ha condizionato moltissimo a favore di Antonio Rossellino, motivo per cui dopo Pope Hennessy, quindi sono passati esattamente 70 anni, nessuno più ha osato contestare questa attribuzione, con un'unica eccezione del 1959, che poi Pope Hennessy nel 1964, facendo il catalogo sistematico delle collezioni scultoree italiane del Victoria and Albert Museum di Londra, ha allontanato con una mezza frase, proprio con la stessa facilità con cui si toglie, diciamo, una mosca dalla punta del naso. Dice: chi è costui che si permette di dire che non è un Antonio Rossellino e che si tratta di Leonardo? Perché in effetti questa contraddizione a Pope Hennessy era nel nome di Leonardo. Quindi la Vergine col bambino che ride, non, diciamo così, ci basta dire Madonna col bambino, attribuita ad Antonio Rossellino. Allora facciamo un po' amicizia con Antonio Rossellino, scultore che conosciamo soprattutto attraverso dei marmi meravigliosi, sia di taglio monumentale che di taglio portatile, diciamo così, per la devozione domestica. È uno scultore eminentemente sacro. Naturalmente uno scultore così a Firenze non poteva non praticare anche l'argilla, la terracotta, come preparatoria al marmo, e quindi nessun problema ad attribuirgli una terracotta. Vedremo infatti qualche terracotta di lui fra poco. I confronti però si fanno soprattutto con i marmi, che sono il 95% del suo catalogo, e ripeto, marmi sacri, quindi i confronti non sono difficili, perché siamo così ricchi di Madonne di Antonio Rossellino. Antonio Rossellino, a proposito, 1430-1479 circa, quindi quasi una generazione più anziano di Leonardo, che nasce 22 anni dopo, nel 1452, come sapete muore nel 1519, cinquecentenario quest'anno. Bene, Antonio Rossellino fa per esempio questa Madonna per la tomba del cardinale Jacopo del Portogallo, nella cappella omonima della Basilica di San Miniato al Monte a Firenze. Le scorriamo rapidamente e poi facciamo dei confronti con la Madonna di Londra. Un'altra Madonna da esposizione pubblica, monumentale, sacra, chiesastica, la tomba della famiglia Nori, che sta in Santa Croce a Firenze, presso il primo pilastro destro, tra la navata maggiore e la navata destra, evidentemente, ed è sopra un'acquasantiera che adesso non vi mostro, perché a noi interessa soltanto questa amigdala, questa gloria in forma di mandorla con la Madonna seduta, cosa tra l'altro che ci torna comoda, perché appunto la Madonna è a tutta figura, ben assisa, come avviene nella terracotta di Londra. E poi una carrellata di Madonne a mezza figura che popolano alcuni dei musei principalissimi del mondo, e qui conviene naturalmente ora entrare un po' di più nel dettaglio. Questa Madonna a destra sta presso la Pierpont Morgan Library di New York, ed è in marmo, come vedete è al rilievo basso, tra il mezzo, il basso e lo stiacciato, e qui si gioca il la partita dei confronti minuti tra lui e il suo poco più anziano, quasi coetaneo, Desiderio da Settignano, entrambi compagni di scuola presso Bernardo Rossellino, fratello maggiore di Antonio, che era nato nel 1409, quasi una generazione più anziano del fratello, e quindi poté coltivare questa nidiata di grandi maestri del marmo, soprattutto la generazione fiorentina di mezzo, come Desiderio, Antonio Rossellino, Mino da Fiesole, Benedetto da Maiano, in anni cruciali
cruciali, 1443-1454, in cui significativamente il maestro dei maestri, il più grande di tutti, Donatello, era a Padova. Eppure, essendo un generosissimo didatta, che figliava allievi ogni anno, naturalmente in quel momento si coltivava un suo nucleo di pupilli veneti. E a Firenze invece, al suo posto era subentrato Bernardo Rossellino. Ora capisco che chi non si occupa di queste cose specificamente incontra una certa fatica a distinguere De Plano, Desiderio da Settignano, Madonna Folk a Filadelfia negli States, da questa opera di Antonio Rossellino. Però vi posso garantire che tra gli specialisti la distinzione ormai è abbastanza consolidata. Naturalmente parliamo di un portato della storiografia delle ultime generazioni. Nell'Ottocento, come vedremo, c'era grande confusione. Qui, come dire, è una lotta tra pari sul fronte della tecnica, la tecnica dello stiacciato, che poi passa al basso e al massimo al mezzo rilievo, però già, per esempio, calandosi nella psicologia di questi scultori si può delibare la loro differenza. Antonio Rossellino, ve lo anticipo fin d'ora, è un maestro che rappresenta sempre madonne assenti, madonne trasognate, che non hanno nessun rapporto con il bambino e con il mondo circostante. La stessa cosa succede per il bambino. Desiderio invece è uno scultore più amichevole nei confronti del devoto, cerca, come dire, di stabilire un rapporto, e vedremo che è stato molto importante nel traghettare, diciamo così, le grandi invenzioni di Donatello fino a Verrocchio e poi a Leonardo. E la Madonna Morgan è nota attraverso decine di copie in stucco, in gesso, in cartapesta, di cui vi mostro un esemplare che sta a Cleveland. Questo perché Antonio Rossellino, nonostante, come dire, che perda ai miei occhi al confronto con Desiderio e quello che presumo essere Leonardo, Antonio Rossellino ha avuto una grande fortuna, una fortuna privata, domestica, perché potete capire che dall'esemplare marmoreo destinato magari a una famiglia come i Medici, come i Ginori, come i Benci, discendevano poi queste copie facilmente calcabili, che invece erano fatte anche per un mercato più povero, diciamo così. La differenza di materia faceva una grande differenza di prezzo, e questo avviene per altre madonne inventate da Antonio Rossellino. Questa è la famosa Madonna dei Candelabri o delle Candelabre, di cui addirittura non abbiamo un prototipo marmoreo, perché forse è perduto. Io direi di no, forse questo è un tipo di Madonna che Antonio Rossellino ha concepito direttamente per la formatura, la calcatura, la serie, la serialità, ed è forse tra le due o tre Madonne più fortunate del primo Rinascimento toscano. E continuate, anche se io non faccio commenti specifici perché non ne abbiamo il tempo, a soffermarvi sul rapporto sentimentale tra Madonna e bambino e sul rapporto psicologico tra Madonna e pubblico, bambino e pubblico. La Madonna di Sociana, questo è forse l'apice di Antonio Rossellino. Siamo nella campagna fiorentina, ad est, zona di Reggello, cascia di Reggello, ed è in marmo. E tra l'altro questo è un unicum, è un apax, perché non abbiamo copie almeno seriali, e lo si può capire anche osservando il rilievo, che è più spesso, più pronunciato, più protrudente, quindi che si presta di meno alla formatura, va bene, a estrarre il negativo dal positivo e poi di nuovo il positivo. E Madonna Altman di New York a sinistra, e Madonna di Berlino, che è andata purtroppo semidistrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Ve la mostro attraverso una foto anteriore, però diciamo i tedeschi sono stati bravi a restaurarla così bene da ridarci negli ultimi tempi, non dico proprio l'originale, ma qualcosa che gli si avvicina. E non le voglio mostrare tutte, però debbo mostrarne un numero sufficiente da permettervi di familiarizzare con Antonio Rossellino. Madonna del Kunsthistorisches Museum di Vienna a sinistra, e Madonna di Washington, Madonna Crest di Washington, dove come vedete la Madonna seduta si mette in piedi e presenta il bambino, o stende il bambino, lo esibisce a un davanzale, perché qui ormai Antonio Rossellino comincia a guardare a Verrocchio, che è il grande inventore sia in pittura che in scultura di questa formula, ma su questo non avremo il tempo di soffermarci. Bene, allora
Io da qui purtroppo a causa della luce vedo poco, però sono opere che mi sono abbastanza familiari, confido che voi vediate meglio di me dalla vostra postazione un po' più in penombra. E allora qui io non riesco, come dire, a trovare nulla di collegabile, nulla di comparabile, di paragonabile, al di là naturalmente della comunanza d'epoca. L'aria del tempo è quella che ci permette, se non siamo degli esperti di queste cose, quasi di confondere questi oggetti. Sulla psicologia penso di avervi già abbastanza intrattenuto. Osservate come Antonio Rossellino è un quattrocentista a pieno titolo, è uno che ci incischia con i panni. Pensate per esempio ai riboboli di quel velo sulla spalla destra della Madonna, cioè cade sempre nel calligrafico, si concede questi esibizionismi difficili, ci mancherebbe altro, ma come dire, privi di quella naturalezza, quella grazia da maniera moderna che già si affaccia in questa Madonna. Qui il bambino, come vedete, è sempre sul chi vive, cioè quando non è trasognato e perduto nei suoi pensieri, come dire, inattingibili quasi, imperscrutabili, il bambino è sul chi vive. Lo si può capire perché, ricordiamo, questo è un contesto pubblico, un contesto monumentale. Quando invece Rossellino passa al contesto privato, come vedete, si scioglie fino al punto di appisolarsi quasi, insomma, ecco. Ed è sul chi vive il bambino anche qui. Dovete considerare anche che tutto è fatto un po' in funzione dello scorcio, va bene, dal basso verso l'alto. Abbiamo l'abitudine di pensare che la prospettiva esista soltanto in pittura, esiste molto in scultura e come, però naturalmente è molto più difficile da apprezzare, da cogliere, da irregimentare attraverso lo sguardo odierno, soprattutto quando i pezzi sono decontestualizzati, sono nei musei. E allora ecco un confronto con opere che abbiamo già visto, ormai non vi porto altrove, rivediamo il già conosciuto, però a diretto riscontro con la Madonna di Londra. Qualcuno potrebbe dire, e infatti la cosa è stata giustificata così finora, ma quello è un marmo, questa è una terracotta, e c'è modo e modo di lavorare l'uno e l'altro. Pensate a Canova, voglio dire, Canova in marmo, Canova fittile, Argan e altri manuali del Novecento ci hanno insegnato, secondo conclusioni che io, diciamo, oggi non sono in grado di sottoscrivere, in verità neanche da ragazzino mi convincevano, ma insomma questo è un altro discorso, che Canova fittile è molto più fresco, molto più immediato, moderno, apprezzabile dell'algido, freddo, fermo Canova marmorio, un discorso che forse oggi siamo opportunamente in grado di rovesciare, apprezzando secondo le specificità di ogni materia, come dire, iuxta propria principia, tanto il Canova fittile che il Canova marmorio. E qui però appunto fra poco arriveremo all'Antonio Rossellino fittile, quindi vedremo come va il gioco. Madonna di Sociana, che vi dicevo, è un apice, il bambino un po' si anima, ma vedete come lei, come dire, si rivolge a lui con una protezione, come dire, poco efficace, perché appunto è persa nei suoi pensieri. Naturalmente c'è il problema da parte di tutti costoro di esprimere la preveggenza della Madonna, la Madonna sacerdotessa, la Madonna profetessa, e questo vedremo, riesce l'artista della terracotta di Londra a dircelo pure lui, meglio degli altri, nonostante poi questo taglio così domestico e feriale dell'immagine materna. Altro confronto, Berlino-Londra, per mostrare appunto come tutti i vezzi di fattura, di facitura che abbiamo nel rilievo di sinistra, guardate come il velo si increspa e si schiaccia e si inamida, è tutto pestato sopra la testa di lei, ecco, tutto quello che si apprezza nel marmo a sinistra si scioglie sovranamente nella terracotta di destra, in virtù, lo ripetiamo, anche dell'argilla, insomma, però c'è da aggiungere altro. Siccome Pop Hennessy ha scritto un articolo monografico sulla Madonna Altman di Antonio Rossellino, che gli piaceva molto, che gli stava molto a cuore, mi preme soprattutto insistere su questo confronto, perché sono i due Rossellini mariani nei quali lo studioso inglese confidava di più, su cui puntava di più. E
Pennessy chiaramente si pose il problema di un Rossellino plasticatore, coroplasta, al di là di questo unicum di Londra, e quindi in questa plaquette mise a riscontro il marmo monumentale della famiglia Nori in Santa Croce con questo esemplare in stucco del Victoria and Albert Museum, quindi lo prendeva dalle sue collezioni, il confronto era facile. Io ve lo mostro in una foto più recente del Victoria and Albert Museum a sinistra, in una foto più antica quando era ancora sul mercato privato, e come dire, qui il confronto è importantissimo perché stiamo parlando di due Madonne modellate, fatte per via di Porre, come avrebbe detto Michelangelo, delle stesse dimensioni grosso modo, a tutta figura, sedute su uno scranno col bambino messo così domesticamente sulle ginocchia, meglio in grembo, e insomma sto parlando con persone, come dire, che vivono i fenomeni del quotidiano quanto e più di me, forse magari io sono un po' più astratto perché mi perdo nella storia dell'arte. Qui abbiamo padri e madri di famiglie, e quindi capite bene proprio la differenza radicale che c'è tra l'attitudine dell'uno e l'attitudine dell'altro, e c'è una differenza notevole di qualità che però appunto non voglio rimarcare più di tanto per non sembrare furbesco e surrettizio, perché il pezzo di sinistra è un pezzo seriale, va bene, al pari della Madonna Morgan che abbiamo visto prima o della Madonna delle Candelabre. Bene, Pennessy, come dire, avrebbe potuto conoscere questo pezzo, questo gruppo di pezzi, soprattutto dopo aver pubblicato la plaquette, perché diventò direttore del Metropolitan, e questo è un presepe fittile che si trova al Metropolitan Museum di New York. In effetti era stato pubblicato come Antonio Rossellino già da un grande conoscitore europeo, poi americano, della prima metà del XX secolo, Wilhelm Reinhold Valentina. Questo è un presepe di Antonio Rossellino che si trova per lo più nei depositi del museo newyorkese per mancanza di spazio, viene estratto ogni tanto per le festività natalizie, fanno il presepe del museo come si fa appunto in una chiesa cattolica, e io continuo ad avere un po' di difficoltà nello spiegarvi queste cose perché da qui vedo soltanto bagliori, però per fortuna queste opere ce l'ho un po' nella mente e nel cuore, e quindi non duro fatica a dirvi: osservate come a confronto con il Natale marmoreo di casa Piccolomini d'Aragona a Napoli, Santa Maria di Montioliveto, questa è la cappella dei Duchi di Amalfi, si giustifichi appunto l'attribuzione di Valentino, che poi Dio solo sa perché si è persa negli studi. Le monografie, gli articoli monografici su Antonio Rossellino non ci parlano di quest'opera, che invece ha una sua sicurezza, perché appunto non dimentichiamo mai che i documenti primari della storia dell'arte sono le opere stesse, almeno io come dire banalmente credo a questo assunto. E allora un confronto fra il Giuseppe Fittile di New York e il Giuseppe Marmorio di Napoli per capire la giustificazione di questa attribuzione, e un confronto tra la Madonna in preghiera di Napoli e quella di New York per capire appunto che anche sul fronte della Madonna ci ritroviamo con lo stile di quest'uomo che finalmente possiamo verificare in un suo pezzo plausibilmente autografo. Ebbene appunto spero che questo confronto parli da solo, non solo a questo punto di attitudini, di atteggiamento nei confronti del bambino adorato o coccolato, ma proprio che parli per la semplificazione dei panneggi che Antonio Rossellino si concede, la semplificazione dell'acconciatura. Non c'è proprio partita, non c'è termine di confronto. Questo è il bambino del Natale che naturalmente ho girato, ho messo in piedi per poterlo riscontrare con il bambino di Londra. E qui abbiamo il bambino in marmo di Napoli in forma veduta zenitale, e naturalmente il marmo è più vincolante, lega le mani in qualche modo allo scultore, ma Antonio Rossellino non è scultore da farsele legare, a meno che non voglia così, e questo appunto avviene in questo bambino così, anche lui sul chi vive, è appena nato, è appena venuto alla luce, e sembra quasi che come dire, il suo impegno futuro lo assorba, lo permei così tanto da tenerlo così rigido, così nervoso. E veniamo allora alla plaquette di Pennessy per vedere com'è composta: un frontespizio con un controfrontespizio fotografico, poi una pagina introduttiva, due pagine in cui Pennessy si pone, lo faremo anche noi nei prossimi minuti, il problema dell'origine di questo
chiamiamolo genere, di questo filone particolare, la Madonna fittile, a tutta figura, seduta, quasi a tutto tondo ma da godere contro una parete, tra modello e devozione privata, di dimensioni al di sotto del metro. Quell'immagine di sinistra che Popenni si credeva non attribuibile precisamente, mentre noi della scuola italiana oggi la attribuiamo concordemente, secondo le meravigliose ricostruzioni che Luciano Bellosi ha dato della giovinezza di Donatello, noi quell'opera l'attribuiamo a Donatello all'incirca 25-30enne, insomma nel secondo decennio del 400. Invece, come dire, il passaggio di questa formula a Luca della Robbia in questo tabernacolo pubblico, ma ne parleremo meglio con un'altra immagine. Passiamo alla pagina, alla coppia di pagine successive in cui Popenni si deve ricordare per dovere, come dire, catalogico, quasi amministrativo, che c'è stata un'attribuzione a Leonardo, di cui si disimpegna facilmente mostrando lo stesso drappo parigino che vi ho mostrato prima, poi due Madonne che gli servono a mostrare chi è Antonio Rossellino, e già qui non lo seguo perché questo secondo me non è Antonio Rossellino e ne parleremo fra pochi minuti, poi un disegno che consentitemi di escludere dal discorso perché non è sicuramente attribuito, Popenni si naturalmente lo presenta come strettamente collegato al problema, ma insomma ci porterebbe troppo lontano, la Madonna del Cardinale del Portogallo, un angelo della tomba del Portogallo che vedremo tra poco, e poi quel confronto che avete già visto è chiuso, fine della presentazione. Rossellino, stop. Allora vediamo queste due Madonne fittili che Popenni si mette in gioco. Sono due Madonne degli Staatliche Museen di Berlino, purtroppo quella di destra ancora ce l'abbiamo, meravigliosa, quella di sinistra è andata semidistrutta alla fine della Seconda Guerra Mondiale, come sapete che avvenne a molta parte delle collezioni pubbliche dei musei statali berlinesi. Sono due Madonne effettivamente della stessa mano, io non conosco nient'altro di collegabile ad esse, e mostrano una specie di super Antonio Rossellino, cioè un Antonio Rossellino molto più vivace, molto più frizzante, molto più brillante. Qui davvero si deve pensare che questo giovane talento della scuola rosselliniana sarà morto precocemente, come avveniva alla gran parte della popolazione dell'epoca. Noi spesso non facciamo i conti con le morti precoci degli artisti, soprattutto gli artisti non documentati, per cui abbiamo pezzi singoli o coppie di pezzi che non possiamo collegare a nient'altro, e forse la spiegazione, che però non potremo mai confermare, è che questi autori sono morti. Voi direte, lo si potrà dire anche della Madonna di Londra, vedremo che questo forse non è altrettanto possibile. Allora, come vedete, già nel dialogo con lo spettatore, con il pubblico, la Madonna semidistrutta di Berlino instaura un altro rapporto. I due, come dire, mamma e figlio, fanno coalizione, fanno coppia, ovviamente fanno gruppo nel catturare, diciamo così, il devoto verso di loro, cosa che invece, ripeto, non avviene a Sociana. E siccome qui abbiamo, come dire, in qualche modo lo stesso taglio dell'immagine che deve aver guidato Popenni nella sua attribuzione, in verità l'attribuzione era più antica di lui, il taglio analogo secondo me funziona più ad excludendum, come dire, a separare queste due cose, che ripeto sono molto vicine, sono limitrofe, ma non sovrapponibili come pensava Popenni. Naturalmente queste Madonne di Berlino a Popenni servivano perché? Perché era un Rossellino fittile, va bene? Beh, ma allora appunto se è un Rossellino fittile, confrontiamolo con la Madonna di Londra e vediamo che le cose non tornano ad unguem. E qui forse l'opera che è servita ad Popenni, per giustificare la rossellianità del panneggio della Madonna di Londra. Ecco. E, naturalmente stiamo parlando, ripeto, di botteghe degli stessi anni che si guardano, che si copiano, che si imitano, che sono in antagonismo, che si superano le une con le altre in una, come dire, competizione di cui Vasari avrebbe tessuto gli elogi, no? Ricordate tutti per esempio la vita di Perugino, cosa succede quando si è spinti, spronati dal pungolo della competizione e quando invece poi si è, come dire, isolati nella propria fama senza chi ci stimoli a fare sempre meglio. Bene, anche qui però se osservate l'angelo di sinistra vedete tutta una serie di divagazioni grafiche tradotte in
spezzature, falcature, acciaccature di panni che il maestro di Londra evita sigillando e suggellando il tutto in questa formula così sciolta, così quasi, consentitemelo, proto raffaellesca, raffaellesca ante litteram. Vediamo adesso sulle tracce di Popennisi, ma aggiungendo molto di più a Popennisi, perché nel frattempo gli studi sono andati fortunatamente avanti, come funziona il genere della Madonna Fittile di queste dimensioni, l'abbiamo già accennato. Il grande inventore è esse. Tornano i conti con tutto quello che abbiamo messo insieme finora, è Donatello. Donatello, come dire, fa morire il Medioevo, anche in questo, come dire, libera la Madonna scolpita. Qui consentitemi una precisazione terminologica, scolpire non è il verbo adatto etimologicamente parlando per opere fatte per via di porre, va bene, per opere di terracotta, terra cruda, stucco, gesso, però alla fine, come vedremo più avanti, quando Vasari parla di Leonardo plasticatore, coroplasta, lo chiama Leonardo scultore, perché è la parola che ha vinto su tutto, va bene? Ecco. E oggi sempre di più, grazie anche a un ritorno dall'inglese, noi ci confermiamo in quest'uso. Gli inglesi usano benissimo, come sapete, carving, to carve, carver, per quello che noi chiamiamo intagliare, intagliatore, intaglio. Poi però sembra tutto un po' pedante, va bene, e con la scultura si mette tutto insieme, anche perché un maestro come Antonio Rossi ha fatto tutto, un maestro come Verrocchio ha fatto tutto, quindi concedetemi di parlare di Donatello scultore, Rossellino scultore, Leonardo scultore, anche in presenza di opere di argilla. Allora, è Donatello che nella scultura libera, come dire, modernamente il rapporto tra madre e figlio, cioè ci si pone su un piano di ferialità, di quotidianità e quindi di massima intelligibilità da parte del pubblico, che Donatello è un maestro nell'accattivare, nel conquistare. Il bambino comincia ad essere un bambino di carne e ossa, che prima ancora di essere il figlio di Dio, come dire, è un infante con tutte le sue come dire, con tutti i suoi vezzi, tutti i suoi capricci e tutte le sue istintive preoccupazioni degne di quell'età. E quindi, per esempio, qui il bambino è impaurito, si aggrappa alla madre, che vedete come lo tranquillizza guancia contro guancia, va bene, facendole sentire il calore del suo contatto materno. A destra invece è un bambino spigliato che vuole conoscere il mondo, quasi vuole sfuggire all'abbraccio della madre, la madre si deve preoccupare nel quasi assecondarlo, lo vedremo meglio fra poco. Nanni di Bartolo, questa Madonna sta a Magdeburgo nella ex Germania democratica, e è come dire uno degli allievi degli anni 10 di Donatello, riprende la formula, come dire, bellissimo pezzo, ma non a quelle clamorose altezze tutte donatelliane. Per incidenza, appunto, il pezzo di sinistra noi italiani, grazie, lo dicevo, a Luciano Bellosi, ormai da decenni lo attribuiamo a Donatello, ma se voi andate a Londra non lo trovate etichettato come Donatello, perché, come dire, il Victoria and Albert Museum ha una certa renitenza ad accettare, diciamo, queste novità che vengono da altre scuole, anche quando si tratta della scuola italiana o addirittura della scuola toscana o fiorentina, cioè come dire la scuola fatta di gente che bene o male con quest'opere si confronta quotidianamente, perché per fortuna alla fine i capolavori in maggior numero rimangono in Italia. E Luca della Robbia. Luca della Robbia, nella sua geniale invenzione delle invetriate, di cui ora non diremo, vedete come rende ancora più immediato il rapporto con il pubblico, come dire, preme il pedale su una delle corde di Donatello, e è diventato nel corso del tempo quasi un facitore di opere degne della contemporanea pubblicità farmaceutica per le mamme, voglio dire. Ecco, io sono cresciuto in una famiglia di mio padre era pediatra, e da bambino la mia casa era circondata di manifesti tutti tratti dalle Madonne di Luca della Robbia, scusatemi ora questo estemporaneo pensiero. Allora, Donatello nelle Madonne
invece a mezza figura, come dire, rinforza le proposte fatte da giovane con le figure intere. Qui siamo ormai negli anni 20, negli anni 30, 40, e come dire, volendo semplificare al massimo, tagliare il discorso con l'accetta, puntiamo su due filoni psicologici che Donatello coltiva: il bambino impaurito, va bene, che ha bisogno di rifugiarsi presso la madre, l'avete visto prima a sinistra, va bene, Victorian Albert Museum, questa è la meravigliosa Madonna Bardini di Firenze, riconosciuta anche in questo caso da Luciano Bellosi, o il bambino invece incuriosito alla scoperta del mondo, che si allontana dalla madre, Madonna del Louvre, e la madre deve in qualche modo assecondarlo. Qui Donatello naturalmente supera se stesso, perché ormai, come dire, padroneggia lo spazio del pubblico, lo spazio dello spettatore. Noi ci sentiamo rapiti, coinvolti in questa, chiamiamola quasi storia, va bene, l'icona si fa storia, perché il bambino chiaramente interagisce, come si dice oggi con orribile verbo, con un terzo soggetto che sta fuori, che potremmo essere noi stessi. E questo è Donatello fittile, va bene, finora. Vediamo Donatello nel marmo. Donatello nel marmo avrebbe potuto essere, come dire, magari Popennissi, come dire, lo pensava, più controllato, più misurato, meno moderno, tra virgolette. Invece vedete che cosa succede, fa più o meno lo stesso tipo di esperimenti. Qua la Madonna e il bambino, come dire, snobbano il pubblico, quindi rendono inquieto quasi lo spettatore, che si sente escluso da questo gioco, va bene, calamitoso tra loro due. Siamo a Berlino con la Madonna Pazzi, ma i due, guardate, fronte contro fronte, giocano, va bene, vedete quando la mamma veramente si spupazza il bambino. Donatello, come dire, pur non essendo stato padre di famiglia, per quello che ne sappiamo, ha esplorato l'infanzia con una intelligenza eguagliata nel XV secolo soltanto, per quello che ne so io, da Leonardo, per l'appunto. E qui la Madonna Dudley del Victorian Albert Museum, un pezzo di piccole dimensioni in cui questo rapporto si ripete in una maniera che, come vedremo tra poco, ha molto incuriosito e intrigato, si dice oggi con altro orribile verbo, Leonardo. Questa è una Madonna di Donatello che, pur essa, se andate al Victorian Albert Museum, trovate etichettata diversamente, addirittura non so se hanno aggiornato il cartellino negli ultimi anni, come falso dell'Ottocento, nonostante che sia citata già da Giorgio Vasari. Desiderio da Settignano. Desiderio da Settignano, nato da una costola, diciamo così, del Donatello anziano, era partito con Bernardo Rossellino, ma al rientro di Donatello da Padova a Firenze nel 1454 passa con lui, è ancora molto giovane, diventa quasi una specie di suo delfino nella scultura in marmo che Donatello non può più praticare perché è anziano, è molto gagliardo ancora nella testa e nel fisico, ma non può maneggiare mazzole e scalpelli, e quindi si dà soprattutto alla cera, alla terra e ai bronzi. Bene, Desiderio da Settignano, vedete, ripropone un po' il rapporto osmotico tra Madonna e bambino, però diciamo con quelle leziosità, con quelle svenevolezze, anche in senso buono, che sono tipiche della scultura fiorentina dei maestri della generazione di mezzo, della generazione quattrocentesca di mezzo. Madonna di Torino, Madonna Panciatichi al Bargello, di cui è stata notata in qualche modo la dipendenza, almeno lato sensu, dalla Madonna Dudley, e col taglio a mezza figura la Madonna quasi fa il solletico al bambino che però ci guarda, come vedete, tutt'altro rispetto ad Antonio Rossellino. Già ve ne eravate accorti prima confrontando la Madonna Morgan con la Madonna Folk. E addirittura nel marmo monumentale della tomba di Carlo Marzuppini in Santa Croce a Firenze, Maria Regina è soprattutto una madre, come dire, orgogliosa di presentare il bambino al mondo. Il bambino benedice naturalmente il Gissin del cancelliere della Repubblica Fiorentina che sta al di sotto, ma saluta come dire, la platea dei fedeli accorsi nella navata sinistra della Basilica di Santa Croce. C'è in qualche modo una monumentalizzazione e un potenziamento della formula che abbiamo nella Madonna Folk. Questa Madonna significativamente è attribuita dalle fonti biografiche pre-vasariane
Averrocchio nella bottega di Desiderio da Settignano, che forse non è una cosa tanto mal pensata. Ad ogni modo, Verrocchio, pochi anni dopo, il giovane Verrocchio, 25enne, in questa Madonna che sta a Solarolo, in provincia di Ravenna, una Madonna che non è esposta alla mostra fiorentina come avremmo desiderato, ma non abbiamo osato chiederla perché si trova nella sala consiliare del municipio di Solarolo, murata dietro lo scranno del sindaco, è una Madonna monumentale. Bene, in questa Madonna, come vedete, lei si compiace di lui, e siamo già, come dire, in direzione della Madonna di Londra, va bene? È un po' quello che avviene a sinistra, e qui c'è proprio la tradizione di questo, il passaggio di questo testimone da Desiderio a Verrocchio, che è suo allievo nel marmo. Verrocchio, scusate, faccio quasi un gioco da matriosche, Verrocchio nella bottega di Desiderio, che a sua volta è nella bottega di Donatello, va bene? Verrocchio prende da Desiderio quest'arte sublime del marmo, e poi per tutto il resto, architettura, dominio dello spazio, effetti scenici, teatrali, colpo, come dire, mirato allo spettatore, al pubblico, è invece il più grande emulo, come scrive Pomponio Gaurico, questo importante trattatista di primo 500, di Donatello stesso. E appunto qui abbiamo Verrocchio nell'opera fittile più celebre, la Madonna di Santa Maria Nuova, che viene dal Bargello e che si trova alla mostra di Palazzo Strozzi. Sono passati 15 anni da Verrocchio a Verrocchio, è mutata la materia, molto più facile a destra, malleabile naturalmente, cioè più che malleabile, plasmata, e quindi vedete con quale scioltezza si ripete però la stessa formula, cioè lui che benedice il mondo, di cui è redentore, salvatore, protettore, promettente fin da questa età infantile, e lei, come dire, lo guarda dall'alto proprio come grande intercessora, come grande avvocata del popolo dei fedeli, anche se qui, come dire, non c'è un popolo che ammira l'oggetto, ma c'è una famiglia patrizia fiorentina che ha il privilegio di godersi questo, questa immagine. Allora, in tutte queste ultime Madonne avete visto che siamo passati dalla figura intera alla mezza figura seduta in faldistorio o al davanzale. Riprendiamo adesso il filo di queste Madonne qui, di piccole dimensioni, intere sedute, visibili fino ai piedi. Noi non abbiamo tra Desiderio, tra Bernardo Rossellini, Desiderio, Mino da Fiesole, Benedetto da Maiano, starei per dire anche Antonio Rossellino, se non temessi i fulmini di Popennesi dall'alto, non abbiamo Madonne di questo tipo, di questo filone, per la generazione di mezzo. A un certo punto però, all'interno del, e qui davvero io non vedo nulla, lì vedo soltanto un foglio bianco, spero che voi riusciate a cogliere qualcosa, a un certo punto nella bottega di Verrocchio cominciano ad affiorare disegni che giocano su questo tema, su questo specifico compito dello scultore, o meglio del plasticatore. Questo è un disegno degli Uffizi che molti attribuiscono a Verrocchio, sostanzialmente con buone ragioni. Noi non lo abbiamo in mostra perché non potevamo esibire tutto, tra l'altro la mostra ha una sua seconda edizione a Washington e alcuni prestiti, soprattutto per i disegni ce li siamo dovuti dividere, quindi questo è un disegno che potrete vedere a Washington in autunno, e spero che non ci sia bisogno di grandi commenti per capire il nesso. Naturalmente non è copia da sinistra a destra o viceversa, siamo nello stesso giro di pensieri e siamo nella bottega di Verrocchio. Su questo sarebbe stato d'accordo anche Popennesi, nonostante che non abbia mai scritto di questi fogli. Questo è un foglio sempre degli Uffizi, attribuito a Ghirlandaio. Mettiamoci un punto interrogativo, ma siamo comunque in uno strettissimo giro verrocchiesco, Ghirlandaio allievo di Verrocchio, no? E su questo tutti gli studiosi sono concordi. E questo è un confronto con un altro disegno, sempre degli Uffizi. Siccome il tempo è tiranno, consentitemi di non stare lì a, ripeto, commentare ogni piega, ogni falcatura, ogni cascata di panni. Spero che capiate dove voglio andare a parare, cioè una Madonna in assetto quotidiano che però fornisce il destro al sublime,
facitore di drappeggi, qual è Verrocchio e con lui tutta una serie di suoi allievi, di come dire, far esplodere il tema dei panni sulle ginocchia e fino a terra. Tra gli allievi di Verrocchio ce n'è uno più piccolo di tutti, un petit maître, potremmo dire alla francese, che è Francesco di Simone Ferrucci, scultore. E a differenza del ghirlandaio pittore o di Perugino. E, questo è un maestro, come dire, sicuramente di seconda scelta, ma storicamente molto importante, perché il caso vuole, abbiamo già detto prima quanto casualmente i disegni del 400 ci siano pervenuti, che di lui abbiamo tutta una serie di fogli che a partire dall'Ottocento sono stati battezzati, etichettati convenzionalmente come taccuino di Verrocchio, perché pur capendosi che la mano non è quella autografa del maestro, è tale il fanatismo con cui costui raduna in questi fogli sparsi oggi per tutti i musei d'Europa e d'America, cioè tutti, molti musei, una mezza dozzina alla fine, è tale il fanatismo con cui riunisce tutti i temi, gli stilemi, i pensieri, le idee, le invenzioni, le concezioni di Verrocchio e dei suoi, che alla fine c'è utile come una specie di baule da cui estrarre per ogni opera verrocchiesca una specie di riprova, va bene? Allora qui per esempio, anche se il bambino ha un'attitudine diversa, capite come anche Francesco di Simone sta a seguire il tema verrocchiesco della figura intera ben assisa con tanto di sfoggio di drappeggio. E qui vi mostro appunto un confronto fra il Davide famoso dei Medici in bronzo e Francesco di Simone, per farvi capire come appunto il taccuino di Francesco di Simone sia una sorta di prontuario nel quale noi andiamo a trovare ogni volta una conferma per questo mondo. Bene, all'interno di questo taccuino a un certo punto compare un disegno fatto quasi con la mano sinistra, ma non in senso leonardesco, nel senso della qualità, nel senso metaforico della qualità, come questo. Vedete che più o meno il gioco del panneggio vuole andare nella stessa direzione. Il bambino non è sorridente, tutt'altro, è anche un bambino, come dire, un poco simpatico, diciamo così, con questa sua calvizie, che poi tra l'altro è del tutto naturale per quell'età, ed è però in una posa che crea un cortocircuito curioso con una celebre Madonna giovanile di Leonardo, la Madonna del Garofano, oggi a Monaco. Scusate una parentesi che ci servirà per la seconda metà di questa chiacchierata. Noi oggi diamo per incontestabili, giustamente incontestabili, patrimonio universale opere come questa o come la Madonna Benoît di San Pietroburgo che vedremo tra poco. Bene, sappiate che ancora un secolo fa opere così erano molto incerte, molto dubitate, alcune erano ignote, va bene? Bode, Wilhelm Bode, grande direttore dei musei di Berlino, forse il più grande conoscitore di scultura italiana del Rinascimento che abbiamo mai avuto, non solo rispetto alla sua epoca, fine 8, inizi 9, ma anche rispetto a oggi, Bode attribuì per primo la Ginevra dei Benci a Leonardo e fu vilipeso, quasi scornato dal suo grande rivale Giovanni Morelli e poi ancora dai seguaci di Morelli per molti lustri e decenni ancora. Oggi chi oserebbe contestare giustamente il carattere leonardesco della Ginevra dei Benci, che è diventata quasi la Gioconda degli Stati Uniti, per cui non si muove più da Washington? Bene, in questa Madonna oggi consolidata come opera di Leonardo, perdonate, chiudo la parentesi, abbiamo questo curioso nesso, guardate le gambe, ma il nesso è come dire, più complicato, perché il bambino armeggia, come vedete, con un panno, comincia a conoscere il mondo stringendo panni, lini, come dire, rubati in qualche modo alla madre. Un'idea che viene da Verrocchio, anche se Verrocchio la nasconde, vedete, sulla nostra destra in questo dettaglio però significativo della Madonna di Santa Maria Nuova al Bargello. E ancora una volta si ritorna a Donatello, la Madonna Bardini, il bambino impaurito, si rifugia presso la madre e, come dire, si aggrappa ai suoi panni proprio per avere un punto di ancoraggio fermo. Mentre nella Madonna Dudley il discorso è diverso, il bambino deve toccare tutto e tutti. Io da persona miope e occhialuta so bene che ogni volta che ho preso in braccio un bambino di pochi mesi mi ha strappato subito gli occhiali, perché li doveva conoscere, insomma. Ecco. E Donatello, come dire, che queste cose naturalmente le esperiva al pari di chiunque altro, ma veniva da un'epoca che non avrebbe mai osato immortalare tutto ciò in forma artistica, è il primo naturalmente che fa entrare queste cose prepotentemente nella storia dell'arte. E allora, come dire, il tema è in qualche modo donatelliano.
E allora si scopre che cosa? Che la Madonna Dudley è nota attraverso anche un famoso disegno giovanile di Leonardo al British Museum, perché Leonardo quindi si è studiato la Madonna Dudley. Questo non è un collegamento che faccio io, eh? È un collegamento già consolidato negli studi, che però, come dire, poi alla fine sfugge a chi riflette su questo gioco di rapporti. E si conviene che la copia leonardesca del British Museum dalla Madonna Dudley, che sempre sta a Londra, è in qualche modo una delle cellule, uno dei momenti da cui si origina poi la stupenda Madonna Benoît di San Pietroburgo in Russia, dove appunto il bambino vuol tastare, vuol forse anche impugnare, stropicciare il fiore che gli viene offerto dalla madre. E naturalmente, come sapete, qui l'inconsapevolezza del bambino si fonde con la sua stessa preveggenza, con l'anticipazione della passione. Non sono cose su cui è necessario soffermarmi in questo contesto, in questa sede, penso che mi capiate. E allora, appunto, questo legame tra la Dudley e la Madonna Benoît ci fa, vedete, interrogare sempre di più su Leonardo, riportandoci su di lui. Qui farei una rapidissima, brevissima pausa anche per cambiare il PDF. L'abbiamo concordata con gli organizzatori. Allora, adesso comincio? Allora, da questo momento entriamo nella seconda parte, comincio ad esplorare la Madonna, la anatomizzo forse in maniera un po' impietosa, il drappeggio, le parti del corpo, il sorriso, l'acconciatura e via dicendo. Cominciamo dai drappi. Drappi che, come dire, se io avessi dovuto falsificarli, a parte, va bene, l'incapacità artistica totale, ma non, quindi facciamone un discorso di testa, di mente, di invenzione, non sarei riuscito a immaginarmeli più perfettamente congeniali a questa terracotta. Al punto tale che davvero nell'alternativa Antonio Rossellino, Leonardo da Vinci, l'unica possibilità, tertium datur, è dire che si tratta di un falsario ottocentesco a destra, che ha costruito questa Madonna conoscendo già i drappi di Leonardo, che però all'epoca non erano tutti noti, va bene. Qui una parentesi, la lectio facilior dei conoscitori, soprattutto non italiani, di scultura del Rinascimento che si trova nei musei fuori d'Italia, davanti a cose che non si capiscono bene, non è di dire studiamo, no, è di dire falso. Va bene. Gli italiani, secondo molti miei colleghi di varie scuole straniere, fra il 1850 e il 1880 circa sono stati capaci di produrre fino al 90% della produzione artistica mobile che si trova nei musei di Berlino, Londra, Parigi, e così via, perché soprattutto le opere di estrazione privata, domestica, non sono documentate, capite bene? Non è facile trovare un libro di conti per ogni oggetto di questa fatta. In questo caso proprio non si saprebbe dove cercare una Madonna così, va bene? Anche se noi ne trovassimo una descrizione quasi aderente all'oggetto, potremmo sempre dire no, si tratta di un altro esemplare simile di Leonardo, per chi ci creda, come quel matto del Caioti, oppure di qualche suo contemporaneo. Comunque torniamo a noi. Questo è il famoso drappo 2255 del Louvre, forse il più bello di questa serie meravigliosa di poco più di una dozzina di drappi, di cui diremo qualcosa anche con la relativa testimonianza vasariana. Drappi attribuiti, dicevamo prima, a Leonardo per lo più, ma oggi ridistribuiti anche tra Leonardo e Verrocchio. Io spero che non ci sia molto bisogno di soffermarsi su queste pieghe, su come cadono, sul tipo di creste che formano. Addirittura ci sono, guardate, anche, ah, c'ho il puntatore, me ne ero dimenticato, anche vezzi di questo tipo, va bene? Guardate qui, ecco, occhiellature di questo tipo, va bene? E qui possiamo osservare più in dettaglio. Ecco, naturalmente l'ombra di su è studiata, divinamente studiata, l'ombra di giù è un po' casuale, ci si affida al fotografo sperando che faccia bene, spesso il fotografo opera senza il soccorso dello storico dell'arte, ma vi assicuro che io qui non ho fatto nulla per guidare il fotografo, perché queste non sono fotografie mie, come potete immaginare, né mie né commissionate da me. Ecco. E qui abbiamo questo foglio, pardon, non è un foglio, errore gravissimo, questo drappo, questo lino francese, dove addirittura vi prego di notare
ritorna questo assottigliamento estremo del ginocchio sinistro. Guardate qui, sembra davvero che queste cose siano nate negli stessi giorni, l'una in funzione dell'altra. E vedremo che c'è una meravigliosa frase di Vasari che queste cose infatti le stringe insieme. E poi questo invece è un drappo degli Uffizi che vi mostro soprattutto, no, scusate, confondo il puntatore con il proiettore. Ecco, guardate questo tipo di cresta qua, va bene? E poi questo del Louvre 2256 che potete vedere alla mostra nella sua interezza, qui lo ritaglio per farvi vedere soprattutto le ombre profonde di queste pieghe, va bene? Questa è la terracotta non solo più leonardesca che io conosca, ma forse la più bella terracotta che io abbia mai incontrato nella mia vita accanita di storico dell'arte che ha cominciato molto presto. Naturalmente usare i superlativi relativi è sempre un po', come dire, facilmente retorico. Nulla è più di tutto il resto se non pochissime cose, però insomma io sono alla cerca da tempo di qualcosa di così mirabile e davvero siamo alla vertigine del panneggio. Vi prego, se andate a Strozzi, di vedere, ora faccio saltare di nuovo le immagini, no, ecco questa piega qui che qui non è resa bene dalla casualità dell'effetto luministico della fotografia, ci si addentra in questa piega e ci si perde, esattamente come ci si deve perdere nei paesaggi di Leonardo, nei suoi fenomeni atmosferici, va bene? Nei diluvi, c'è proprio, come dire, la stessa intelligenza che lui mette nella pediatria o nella maternità o nella puericultura, la mette, come sappiamo di lui, la mette in questa esplorazione sublime dei panneggi. Guardate questi effetti che si creano qui, come ricorrono da questa parte, insomma, ecco. E questo è il drappo, naturalmente fatto per un angelo annunziante, per un arcangelo Gabriele che si prosterna davanti alla Vergine, insomma. E poi, appunto, l'attitudine della madre. Io la conosco solo in Leonardo, in questa maniera, motivo per cui, ripeto, se non è Leonardo, questo è un genio sconosciuto del terzo o quarto del 400, su questo siamo tutti intesi, a cui Leonardo ha rubato la poetica, come si sarebbe detto una volta, e poi magari lo ha anche, direbbe Dan Brown, avvelenato, ucciso, per poter serbare questo segreto. Questa è la Sant'Anna Metterza di Parigi, che veglia con questo sorriso radioso, che poi è anche il sorriso della Gioconda, ma qui naturalmente in funzione sacra, quindi ancora più eletto. Insomma, veglia sulla figlia e sul bambino. Il bambino che, lasciatemelo dire, donatellianamente sfugge alla madre perché è distratto da qualcosa. Naturalmente, in questo caso, la passione simboleggiata dall'Agnus Dei. Ecco, io non conosco nulla, nulla del genere. Qualcuno mi ha detto, fai i confronti con Leonardo maturo. Meglio ancora, naturalmente, perché, come dire, è il Leonardo giovane che già si prepara alla maturità. Però, appunto, vediamo anche i confronti tra Leonardo giovane e Leonardo giovane. Il tema della Madonna del Gatto, una delle tante opere inventate meravigliosamente da Leonardo e mai portata a pieno compimento. Vari fogli tra Londra, Bayonne e altri musei documentano questo lavorio incessante di Leonardo, mai pago di sé, sempre alla ricerca di qualcosa che non trova. E qui soprattutto il tipo della Madonna, naturalmente, che a sinistra forse passa da questo sorriso olimpico, da questo sorriso calmissimo, a una sorta di nervosismo, di inquietudine per assecondare il bambino nei suoi capricci. La Madonna di Londra, vista da altri punti di vista, perdonate il bisticcio di parole, c'ha anche a volte un sorriso nello stesso tempo felino, da gatta. E qui davvero Leonardo supera se stesso perché in questo arrotolarsi del gruppo divino col piccolo felino di casa sembra quasi che si scambino le parti, che si creino, come dire, veramente un'osmosi, ecco, nel senso proprio etimologico della parola. Uno dei famosi disegni di Londra, della Madonna del Gatto, osservate sempre la Madonna, e qui il bambino è diverso perché naturalmente è impegnato a stringere l'animale, ma attenzione.
non è tanto, tanto diverso. Vediamolo nel tergo di questo foglio. Qui Leonardo, come sapete, è riuscito a tenere con presenti tantissime soluzioni sovrapposte, intrecciate, sembra quasi una composizione novecentesca di questa Madonna. Va bene, e qui, cosa che poco si osserva, andando ad esplorare nel dettaglio, il bambino ride, il bambino esplode di gioia per questo giocattolo mobile che la madre gli ha concesso. Qualcuno mi ha detto: i bambini di Leonardo non ridono, e va bene, come dire, forse converrebbe un attimo guardare di più le cose. E appunto questo confronto, secondo me, qualcosa vuol dire. Naturalmente da solo non farebbe un'attribuzione, ma io spero, come dire, alla fine di questa conversazione di aver, come dire, ricoperto ogni millimetro quadrato dell'oggetto, va bene? Dopo è averlo però sinteticamente affrontato nell'insieme, perché naturalmente l'attribuzione non è per sommatoria di francobolli, è per visione stereometrica, diciamo così, di tutta la problematica. Da dove vengono questi bambini gioiosi? Quelli di Donatello, alla fine, avete visto, non sono mai esplosione di giocondità, o meglio, lo sono in altri contesti monumentali donatelliani. Pensate alla cosiddetta cantoria di Santa Maria del Fiore a Firenze, al Pergamo di Prato, ma lì sono bambini, come dire, volutamente, consapevolmente, consciamente antipatici, bambini quasi ebri, dionisiaci, che alludono di più allo spiritello antico che al bambino, cioè al Gesù bambino. E invece, appunto, Desiderio è maestro di questo, tanto nelle Madonne e nell'iconografia cristiana, quanto in un oggetto del genere, che alla fine sarà stato il ritratto di un rampollino patrizio fiorentino di cui ci siamo persi il nome. Però queste opere sono sopravvissute, come alcuni di voi sanno, perché bastava portarle in chiesa, bastava portarle in una cappella per farle reinterpretare come busto di Gesù bambino. Proprio perché nel frattempo c'erano stati esempi come questi che avevano attirato in una rilettura dell'iconografia un genere completamente diverso. Bene, e qui appunto il bambino gioioso, il bambino profano che si balocca, che si diverte stringendo un animale. E quindi il passaggio, diciamo, da Donatello Desiderio a Verrocchio e a Leonardo, o meglio a Leonardo, avviene appunto attraverso Verrocchio. C'è questa motivazione comune di intenti. Torniamo a questi fogli sparsi, pieni di idee per il bambino, sempre divertente, sempre sollazzato, diciamo così, dall'idea di potersi spupazzare. L'idea non è, il bambino non è a questi livelli di pensiero, è tutto istinto, come sapete, anche se siamo sempre alle prese con Gesù bambino, quindi le cose si complicano. Il bambino, come dire, il bambino che muore di gioia all'idea di spupazzarsi l'animale. Se nella terracotta di Londra non c'è l'animale, vi ripeto, c'è un oggetto comunque che deve essere toccato per impadronirsi del mondo. Ecco. Il bambino, ripeto, conosce il mondo, a cominciare dalla madre, attraverso il tatto. E quindi in questo disegno del Louvre, per esempio, vedete il gioco che c'è tra il contenuto del vaso e il porgerlo alla madre, quasi rischiando di cavarle un occhio, come fanno i bambini a volte incautamente col dito. Mentre nella Madonna di Monaco, dove il bambino si fa molto più serio, perché Leonardo naturalmente c'ha tutto questo arpeggio di possibilità, questa tastiera infinita di soluzioni, il bambino di Londra, come dire, triste e giocoso insieme, si aggrappa al garofano premonitore. Lo stesso avviene nella Madonna Benoît. E poi in una Madonna che non conosciamo in un originale perfetto, è la Madonna del Fuso, dei Fusi, come sapete si conoscono più esemplari antichi sulla cui autografia e su cui rapporto stemmatico di derivazione si discetta ancora. Io adesso vi mostro questo esempio che sta in collezione privata. Per sempre mettere insieme il tema del bambino che gioca con un oggetto che deve conoscere attraverso il tatto, e nello stesso tempo si distoglie dalla madre, e alla fine si vede come Leonardo ha avuto un'intelligenza di Donatello che io addirittura ritengo superiore a quella di Michelangelo stesso, nonostante che Michelangelo fosse impegnato nell'imitare Donatello al punto tale da far dire poco tempo dopo la sua morte a Vasari, a Don Vincenzo Borghini, quella cosa famosa in greco: o Donatellos Bonarrotisei o Bonarrotos Donatellisei, cioè qua non si capisce chi viene prima dei due, nonostante
durante la differenza di un secolo tra l'uno e l'altro. Eppure penso di poter dire con una punta di arroganza che più esploro Leonardo e più lo scopro ancora più intelligente di Michelangelo, perché è più sottile, è più profondo, è più criptico, nasconde più il gioco. E allora veniamo a un altro vezzo importante di questa Madonna, questo sublime serafino spiaccicato sulla testa, diciamo così, spalmato, e far torto a Leonardo dire o a chiunque gli sia, dire spiaccicato, spalmato sulla testa. Che cos'è questo serafino? È un'entità naturalmente celestiale, prerogativa della Madonna, che è, lo dicevamo prima, sacerdotessa, profetessa, la preveggenza, la sedes sapientiae, va bene? Questo mi fa spuntare una critica contro i miei colleghi leonardisti e disegnologi, che quando catalogano e schedano il disegno sublime di Leonardo giovane, da tutti riconosciuto agli Uffizi, dicono testa di giovane, testa di donna. Ma no, quella è la Madonna, non è una donna con la D minuscola qualsiasi. Quella è la Madonna, perché soltanto la Madonna si può concedere quelle ali, va bene? E allora qualcuno mi ha fatto notare che sarei caduto in un inciampo, perché mi sono permesso di confrontare l'immagine di destra con l'immagine di sinistra. Lo ha scritto la eminente collega pisana e amica Gigetta Dalli Regoli. Non capisco dove sarebbe l'inciampo. Cerco di dipanare meglio il discorso. Qui Leonardo ha visto Donatello, o è andato in pellegrinaggio a Padova, o più verosimilmente all'interno delle botteghe fiorentine c'era una tradizione sublime di disegni donatelliani. Qua purtroppo io vedo quella stringa, storia dell'arte, che uccide la sublime invenzione di Donatello. Donatello in questa Madonna di Padova, che è forse l'apice degli apici della scultura italiana, della scultura di tutti i tempi. Donatello, come sapete, è scultore meravigliosamente ambiguo, fa questa Madonna che non si capisce se sia seduta o in piedi, si sta sollevando lei dalla sedes sapientiae, sta porgendo il bambino al popolo padovano, al popolo dei pellegrini accorsi da tutto il mondo, e il bambino per incanto finisce per quasi essere iscritto in una sorta di utero, va bene, invisibile ma presente e universale. Bene, con questa ambiguità la Madonna si presenta a noi con un serafino che le fa da spilla, da bottone di questo piviale, e poi ha il capo trapunto di serafini, in una maniera, come dire, che sembrano conficcati come una corona di spine. Che cosa sono questi serafini? Sono entità celestiali che la Madonna si ritrova e che vengono naturalmente tradotte, immortalate nel bronzo, esattamente come le carni di lei, i panneggi di lei, o sono opera d'arte nell'opera d'arte dei gioielli di corte che il suo orafo ha prodotto per lei, perché naturalmente soltanto lei ingioiellata si può permettere dei gioielli da serafino con questa iconografia? Non dobbiamo poter rispondere a questo, tutto deve essere avvolto nell'ambiguità, e questa la come dire, la cattura, diciamo così, la bellissima captazione che uno scultore come Donatello fa verso di noi. In questo senso, la Madonna di Londra e la Madonna di degli Uffizi partecipano dello stesso gioco di pensieri, perché nella Madonna di Londra l'ambiguità è un gioiello o è un vero serafino? A sinistra sembrerebbe di poter rispondere che si parla solo di gioielli, perché naturalmente c'è il castone perlato di provenienza verrocchiesca, ma poi compaiono le ali, e quindi vedete che il gioco rimbalza e ridiventa ambiguo, perché quelle sono ali di vere piume, di vero piumaggio impalpabile, o sono ali di argento o di oro, va bene? Io non conosco nessun altro, a parte Donatello, capace di stringere così meravigliosamente questi pensieri, quindi non capisco dove sia lo iato, dove sia l'incompatibilità tra la soluzione di sinistra e la soluzione di destra. E veniamo appunto al fatto che in questi tre quarti delle figure addirittura ritornino, qui vengo all'acconciatura di cui chiedeva la signora, una serie di vezzi operosi alla verrocchiesca, con queste tempie rialzate da questa spuma veramente non segnata da mano umana.
La Madonna dell'Annunciazione di Monte Oliveto, opera giovanile di Leonardo, fatta poco dopo quella di Londra, per chi creda alla mia cronologia londinese, naturalmente partecipa di questa civiltà dei drappeggi, come ci spiegano i più insigni leonardisti, che confrontano l'angelo e la Vergine ai drappi di Londra e di Parigi, pardon, e di altri musei del mondo. Ma nella Madonna di Londra non c'è solo questo del mondo del Leonardo che io incentro intorno alla Madonna fitile di Londra, perché io trovo queste mani artigliate, nervose, scattanti, sfilate, longilinee, quasi, non saprei dire se più da felino o da rapace, le trovo appunto qui, e le trovo nella Madonna di Londra, di cui naturalmente, come capite, ho rovesciato di 90 gradi la ripresa fotografica. Lo stesso avviene in queste famose mani che appartengono alla collezione reale d'Inghilterra, che potete vedere nella prima sala di strozzi dedicata a Verrocchio e ai suoi, ed sono mani connesse in qualche modo, come sapete, con il ritratto di Ginevra dei Benci. Il ritratto di Ginevra dei Benci, da mezza figura, che è una grande novità della ritrattistica naturalmente, ridiventa mezzo busto nel taglio che le viene praticato nei secoli passati. Allora si tratta di ricomporre la mezza figura con le braccia, tutti sono d'accordo, c'è chi dice questa è la soluzione pensata da Leonardo in origine, c'è chi dice no, questa è una soluzione più evoluta della ritrattistica milanese di Leonardo, ma insomma il gioco cambia poco, a noi interessa questa come dire, fisionomia delle mani, se mi consentite questa forzatura. E qui abbiamo la mano destra della Vergine delle Rocce a Parigi, che accompagna la preghiera del Battista teso verso il cuginetto. Qualcuno mi ha detto troppo tardi, il dipinto è troppo tardo, come se non fosse di Leonardo, ma non so, di Degas, e quindi, come dire, il confronto non torna, non torna. E qui abbiamo un disegno che sta a Venezia, Galleria dell'Accademia, secondo alcuni non propriamente autografo di Leonardo. Ad ogni modo, se non è zuppa e pan bagnato, nel senso che se non è autografo è un copista molto vicino a lui che lo ha ritratto. Questo è un disegno fatto per un dipinto perduto di un arcangelo, qui si entra in tutto un mondo che è meglio non toccare, perché davvero fare la conferenza nella conferenza non ha senso, poi non abbiamo le immagini, e io, come dire, qualcuno contesterà questo uso un po' audace della semirotazione delle immagini, ma vi prego di osservare questo confronto, abbiamo tutti gli occhi in testa, altrimenti non saremmo venuti qui, e quindi, come dire, lo lascio a voi, cavate nelle conclusioni che volete. Così come in questo stropicciare i panni dell'avambraccio sinistro della Vergine, trovo lo stesso ductus, naturalmente fatta la tara, diciamo, della diversità di tecniche che si può rincorrere sulle braccia della Madonna di Monaco o sul braccio destro, sull'omero destro della Madonna Benoît di San Pietroburgo, va bene? E scusatemi se mal non mi appongo, come si diceva una volta, non mi pare che sia rimasto nulla di questa Madonna, l'ho forse un po' troppo impietosamente spolpata fino all'ultimo centimetro quadrato. A questo punto veniamo alla terza parte, il problema di Leonardo scultore. Oibò, parlare di Leonardo scultore oggi è bestemmiare, chi lo tocca muore. Bene, non avvenne questo a Vasari, il quale ebbe la fortuna di campare almeno 6 anni dopo la pubblicazione dell'edizione Giuntine delle Vite 1568 e 24 anni dopo l'edizione torrentiniana del 1550, in cui anticipò la stessa cosa. Vita di Leonardo da Vinci, pittore e scultore. Perché Leonardo, allievo di Verrocchio, ossessionato tutta la vita da questo insuperabile maestro, che era stato tutto, ha provato strenuamente a fare lo scultore anche lui. In che maniera? Scultore per via di levare, come avrebbe detto Michelangelo, o solo e unicamente per via di porre? Sicuramente più per via di porre che per via di levare. Nonostante che nella famosa lettera a Ludovico Maria Sforza il Moro, duca di Bari, poi duca di Milano, eccetera, eccetera, lui si proponesse in questa maniera: item condurrò in scultura di marmore, di bronzo e di terra, simile in pittura, ciò che si possa fare a paragone di ogni altro e sia chi vuole. Ancora si potrà dare opera al cavallo di bronzo, che sarà gloria immortale e eterno onore della felice memoria del Signore vostro
vostro padre della incita Casa Sforzesca, perché naturalmente, come Leonardo sapeva nel passare da Firenze a Milano nei primi anni 80 del 400, il grande tema di committenza della corte ducale di Milano era questo favoloso cavallo di bronzo, che poi Leonardo volle fare più grande di quelli di Donatello e di Verrocchio, naturalmente. E anche qui mi diverto ad estrarre l'uovo di Colombo. Leonardo ha passato i giorni più lunghi, più impegnati, più strenui della sua vita a cercare di essere scultore, disperatamente. Non c'è riuscito, nel senso che tutti i suoi capolavori sono, almeno quelli pubblici, quelli monumentali, quelli di grande importanza, sono stati un fallimento. Voi sapete che il povero Leonardo ha mietuto fallimenti anche sul fronte della pittura. Pensate alla battaglia d'Anghiari, pensate a Pier Soderini, che quasi lo riteneva un ladro per essersi preso l'anticipo e per non aver onorato il suo compito. Eppure, come dire, i fallimenti di Leonardo nel campo della pittura sono subissati dal clamore della fama delle opere pittoriche superstite, mentre nel campo della scultura abbiamo perso tutto quello che di grande Leonardo avrebbe voluto realizzare. E appunto il cavallo sforzesco, a cui vengono dedicati lustri nell'ultimo ventennio del 400 da parte di Leonardo, e lo evoco soltanto attraverso due disegni, abbiamo una miriade di fogli, quasi quasi, ora non vorrei dire un azzardo, ma se facessimo l'inventario, va bene, ragionieristico dei fogli figurativi di Leonardo, dividendoli tra destinazione scultoria e destinazione pittorica, non so quale delle due arti prevarrebbe. E qui c'è un famoso disegno sulla fusione del cavallo che Leonardo voleva fare, enorme, fuso tutto un pezzo, come dire, l'impossibile, tramutatosi poi in semplici ricordi, va bene, di prima mano, come nel caso dei disegni, o di seconda o di terza, ma anche di seconda mano nei disegni, perché quello che manca è l'oggetto principe. Nel secondo soggiorno milanese di Leonardo, secondo per semplificare, perché quello dei soggiorni successivi di Leonardo è un tema complicato cronologicamente che non posso risolvere in due parole adesso, come sapete l'altro pensiero equestre in versione funeraria ricorre con la tomba del grande generale Giovan Giacomo Tribulzio, e anche qui, come dire, è la storia di un fallimento. Leonardo scrive moltissimo anche sulla scultura, e quando parla del paragone attacca con questa frase celeberrima: adoperandomi io non meno in scultura che in pittura ed esercitando l'una e l'altra in un medesimo grado, mi pare con picciola imputazione poterne dare sentenza quale sia di maggior ingegno, difficoltà e perfezione l'una che l'altra. Come sapete, concludendo che la pittura è molto più nobile e in generale è molto più adatta a lui della scultura, il che forse ha contribuito nell'ultimo secolo a far dimenticare il tema cogente di Leonardo e la scultura. Ma il fatto che Leonardo istituisca questo paragone a sfavore della scultura non può farci rinnegare tutto quello che abbiamo visto finora. E allora ecco Vasari, che appena poche righe dopo l'incipit della vita giuntina di Leonardo capisce, sa che deve parlare di lui scultore, attacca dicendo: operò nella scultura facendo nella sua giovanezza di terra alcune teste di femmine che ridono, che vanno formate per l'arte di gesso, cioè vengono copiate, e parimente teste di putti che parevano usciti di mano d'un maestro, laddove io, interpungendo in maniera lievemente diversa da come si fa di solito, ma per me decisiva, faccio notare che questo parimente sta sempre per dire oibò, non so, ecco, sta per dire di terra e che ridono, va bene? Quindi se noi cerchiamo in tutte le vite vasariane, torrentiniane e giuntine, da Cimabue fino ai giorni di Vasari, una frase che meno si allontani o che più si avvicini, vi lascio la cosa al vostro buon cuore, alla Madonna di Londra, bene, la frase è questa. E una frase dopo, guarda un po' cosa spunta: studio assai di ritrar di naturale e qualche volta in far modelli di figure di terra, e addosso a quelle metteva cenci molli interrati, e poi con pazienza si metteva a ritrargli sopra certe tele sottilissime di rensa o di pannilini adoperati, cioè già utilizzati, cioè usati, va bene, di seconda mano, e gli lavorava di nero e bianco con la punta del pennello, che era cosa miracolosa. Quindi, come vedete, in questa frase si stringono i drappeggi del Louvre e di altri musei di Francia con la Madonna Fittile di Londra. Fortuna della vita vasariana di Leonardo per la parte della scultura. Nonostante che le vite vasariane siano fitte di materiali positivi,
che oggi ci servono moltissimo nello studio, sulla scultura fiorentina, dal 200 sostanzialmente, scultura toscana, scusatemi, fino a Michelangelo, e il periodo che va dal secondo 500 alla fine del 700, quindi due secoli, è il periodo del massimo nadir, della massima sfortuna della scultura pre-michelangiolesca nella stessa Firenze. Che cosa succede banalmente? Che le guide che vanno a Palazzo Vecchio nel 600, scusate se faccio questa digressione ma è importante per capire, adesso siamo entrati nella, come dire, nelle ragioni per cui si è formato l'equivoco sulla Madonna di Londra, va bene? Anzi, scusate, parentesi nella parentesi, io qui adesso voglio mettere, allora, le attribuzioni non hanno mai senso da sole, hanno senso in rapporto alle opere, è tutta una relazione, l'avete visto, ma anche il rapporto alla storiografia. Quando io dico che un'attribuzione rimonta a Rossi anziché a Bianchi o rimonta al 600 anziché all'800, la devo mettere in contesto per capire il senso che quell'attribuzione ha allora. Io voglio quindi spiegarvi adesso come nasce l'attribuzione ad Antonio Rossellino nel 1858-59 della Madonna Fittile uscita dal buio, dal nulla, ex abrupto in quegli anni, uscita fuori in quegli anni. Dunque, nel 600 le guide fiorentine che si recano a Palazzo Vecchio confondono Donatello con Verrocchio, per fortuna le riconoscete, non devo usare il puntatore altrimenti faccio imbrogli. È tutto Donatello, va bene? Perché appunto si crea, nonostante Vasari, il letargo delle conoscenze su tutto ciò, per cui tutta la migliore scultura pre-michelangiolesca è Donatello. Attenzione, è Donatello se è di tema giudeo-cristiano, quindi post-classico, ma se siamo in presenza di un'opera come Latti, Samorino, del Bargello, i doni proprietari dell'opera, va bene? Per tradizione dinastica ininterrotta, nel 600 avranno avuto le vite di Vasari nello scaffale accanto a questo spiritello, tanto più che Giovan Battista Doni, di cui abbiamo testimonianza, era un fine intellettuale della corte Medici all'epoca. Bene, Giovan Battista Doni era convinto di avere un pezzo antico, va bene? Nonostante Vasari, scritto e pubblicato 80 anni prima. Tutte le opere di soggetto profano in materiali nobili, marmo e bronzo, prima di Michelangelo, quando io le ritrovo negli inventari, nella storiografia fiorentina del 6 del 700, mi diventano antiche, diventano antiche. Se sono invece sacre, quindi non si può dire Lisippo, Ofidia o Scopas, Donatello, va bene? Quindi il l'Antonio Rossellino di sinistra, Morgan Library, Donatello per la famiglia che lo possedeva. Questo è un raro caso in cui possiamo collegare, come avete capito, l'oggetto all'inventario. Il putto di il Battista di Washington, disputato tra Rossellino e Desiderio da Settignano, secondo me questo è un allievo di Desiderio da Settignano che ha un altro nome, ma su questo ora non voglio soffermarmi, anche questo è Donatello negli inventari. Quando comincia lento pede a poco la riscoperta dei primitivi, diciamo così, della scultura toscana, e quando dico primitivi non dico soltanto Nicola o Giovanni Pisano, dico anche Desiderio da Settignano, va bene, Verrocchio, comincia con i grandi funzionari della Galleria Granducale degli Uffizi fra 700 tardo e 800, quindi l'abate Luigi Lanzi, Giuseppe Pelli Bencivenni e tre direttori di merito come Tommaso Puccini, Giovanni degli Alessandri, Antonio Ramirez de Montalvo. Però la situazione all'altezza dell'inventario famoso di galleria del 1825 è la seguente: Donatello, Donatello, Donatello. Va bene, la Dama dal Mazzolino, che per noi oggi è ovvia di Verrocchio, come è ovvio di Leonardo il dipinto della Ginevra dei Benci, entra in galleria, viene comprato negli anni 20 come Donatello. Il San Giovannino Battista, San Giovanni Battista Gradivo, oggi riconosciuto a Francesco da San Gallo intorno al 1530, veniva dalle collezioni Medice come Donatello. Il Desiderio da Settignano, comprato, o meglio acquisito da un monastero, la Badia Settimo, nel tardo Settecento, Donatello. Qual è l'alternativa a Donatello? Ma sono gli unici due scultori che in galleria si esibiscono attraverso delle opere firmate. Il busto di Piero di Cosimo dei Medici, Opus Mini, Scilicet da Fiesole, il busto di Matteo Rosselli, Matteo Palmieri, siccome è di Rossellino stavo per fare un bisticcio onomastico, Matteo Palmieri, l'insigne
umanista, firmato da Antonio Rossellino. Bene, sul mercato antiquario dell'età romantica, diciamo così, ancora ai primi vagiti per quello che riguarda la scultura, se non è Donatello, l'opera è Omino o Rossellino. Si tratta di distinguere sostanzialmente primo 400 da secondo 400, cioè tutto quello che è in quel vacuum posto donatelliano e pre-michelangiolesco, ed è già tanto, va bene? Non si ha la benché minima notizia, nonostante Vasari e nonostante che il conte Leopoldo Cicognara abbia scritto un'importante storia della scultura, ma per pochi lettori, intellettuali finissimi ed eruditi, non si ha ancora notizia della maniera reale di Verrocchio nella scultura, di Desiderio nella scultura, di Benedetto da Maiano nella scultura. Queste sono cose che devono aspettare gli anni 80 dell'Ottocento e soprattutto un fine conoscitore come Bode, che rifonda la storiografia su questi argomenti ab imis fundamentis. Ebbene, che cosa succede? Che la Madonna entra, la Madonna che ci riguarda questa sera, entra a Londra come Antonio Rossellino, soltanto perché si capisce che non è Donatello. Fate conto che l'attribuzione londinese di allora significhi non è Donatello, è qualcosa dopo di lui ma prima di Michelangelo. E nel 1899, quando ormai è già passato Bode, i primi conoscitori vittoriani, e poi diciamo il testimone passa a dei conoscitori italiani e tedeschi, e poi tedesco-americani, dicono: ma qui le cose non tornano con Rossellino. E Claude Phillips, un conoscitore appunto vittoriano poco noto, non così noto come meriterebbe oggi, e soprattutto in una sede come l'Art Journal, che è un periodico corrente non destinato alle biblioteche accademiche, quindi è stato letto da pochissimi, pubblica nel 1899 questo articolo, in cui, come vedete, è tentativo, è dubitativo, c'è un punto interrogativo, ma per lui il gioco è tra Verrocchio e Leonardo da Vinci. Nel frattempo Bode ha ricusato Rossellino da par suo, però ha proposto Desiderio da Settignano, e come vedete è la tipica attribuzione, forse sbagliata, direi sicuramente sbagliata, ma meravigliosamente intelligente. Allora, l'articolo di Claude Phillips, vedete come è illustrato, naturalmente siamo all'inizio di queste cose, è breve, è illustrato con poche cose, tra Verrocchio e Leonardo, e naturalmente c'è Rossellino per fare l'esclusione, ma insomma bisogna leggerselo più che altro. Questa chiaramente non è una lettura, scusatemi se lo sottolineo, che mi ha ispirato l'attribuzione. Naturalmente per me l'attribuzione viene prima, a quel punto, come dire, inginocchiato davanti alle memorie dei miei colleghi, con una pignoleria che rasenta il fanatismo, io mi metto a leggere tutto, perché non sia mai che dica che l'attribuzione è mia, quando invece c'è qualcuno che l'ha detta prima di me. E allora cosa succede? Che Bode, il più grande studioso dell'epoca, quello in qualche modo designato, sarebbe stato quasi dal destino, a raccogliere l'attribuzione leonardesca, non era interessato, però, e qui si entra nel gioco politico delle istituzioni museali, ad avallare un Leonardo che non poteva comprare, perché Bode, come sapete, è stato un formidabile conoscitore al servizio dei musei del secondo impero tedesco, va bene? A Bode interessava trovare un suo Leonardo, comprarlo magari a poco prezzo e esibirlo facendo la ruota del pavone al resto del mondo. Lo fece nel 1909 con questa famosa Flora di Cera, e mai gliene incolse, perché gli inglesi gli fecero la guerra. Io dico sempre, quando ne parlo, che fu una specie di prova generale nel piccolissimo mondo della storia dell'arte per la prima guerra mondiale, perché ormai i rapporti tra gli inglesi e i tedeschi, nonostante le famiglie imperiale reale cugine, figlie, nipoti e cognate, ormai si stavano maledettamente deteriorando. Bene, lo scandalo della Flora, che fu fu denunciata dagli inglesi per falsa fatta da loro e poi venduta proditoriamente a Bode, qui non posso entrare, ha sostanzialmente inquinato per sempre il mondo della connoisseurship su Leonardo scultore, e da allora praticamente che non si osa più riaprire seriamente il problema, anche perché cosa è successo nel primo Novecento? Che grandi conoscitori come Adolfo Venturi, nati nell'Ottocento e quindi non rassegnati a parlare di Leonardo scultore, nel momento in cui hanno rilanciato l'attribuzione della Madonna, come vedete Venturi fa parte di quei 6-7 grandi studiosi che tra il 1899 e la Seconda Guerra Mondiale hanno detto Leonardo. Bene, però appunto le attribuzioni vanno contestualizzate, lo dicevamo. Venturi attribuiva a Leonardo anche opere assolutamente meschine come questa, va bene?
sempre al Victor and Albert, o questo punto dormiente di Berlino, magari con qualche punto interrogativo, ma capite che il gioco venturiano su Leonardo Scultore non ha fatto un buon servigio al nostro amico Massimo Artista. Arriva Sir John Pope Hennessy, che in qualche modo si presenta come il Berenson della scultura, il rifondatore di questi studi. La guerra è finita, i tedeschi sono stati sterminati, Dresda è stata rasa al suolo e con essa bisogna, come direbbe un politico italiano, asfaltare, come dire, la storiografia artistica tedesca e anche italiana, naturalmente, su queste cose. Pope Hennessy quindi dice, con quella plaquette monografica che attira l'attenzione di tutti, e Rossellino. E naturalmente la sua fama di grande divulgatore, di grande uomo di museo, accompagna e, come dire, fortifica questa attribuzione. Pope Hennessy, se mi è consentito dirlo, forse con molta arroganza, che mi verrebbe contestata dai miei colleghi, ha cercato per tutta la vita di essere un conoscitore ed è riuscito a farsi una bellissima fama. Io però non conosco un'attribuzione originale di Pope Hennessy che resista all'azione del tempo. In verità, come dire, già non funzionavano quando le propose, perché c'erano studiosi come Middeldorf, come Margaret Leisner, c'era stato Valentiner, che avevano visto più lontano e più acutamente di lui. E allora vediamo che cosa fa Pope Hennessy nel mondo tra Verrocchio, Leonardo e i loro allievi. La Marietta Strozzi di Berlino, da tutti oggi riconosciuta, ma anche prima, sia chiaro, a desiderio per lui era di Antonio Rossellino. Questo capolavoro di Andrea del Verrocchio, che sta a Londra, purtroppo non è venuto alla mostra perché è fragile, lui lo dava a Giovan Francesco Rustici. Questa terracotta invetriata che tutti diamo a Giovan Francesco Rustici, lui la dava ad Andrea del Verrocchio. Questa opera importante di Benedetto da Rovezzano nel periodo inglese, lui la dava a Giovan Francesco Rustici. Quindi, come vedete, una specie di girotondo, com'è quel gioco dove ognuno prende il posto dell'altro e poi bisogna, il gioco, una specie di gioco dei quattro cantoni. Naturalmente, per concludere coerentemente, ammetto che c'è della coerenza in tutto ciò, c'è della ratio in tutto ciò, per concludere degnamente questo percorso, nel 1988 Pope Hennessy, ormai a 5-6 anni dalla morte, pubblica questo articolo che colpisce tutti: due Madonne in marmo di Verrocchio, e le Madonne in marmo di Verrocchio sono naturalmente i capolavori di Antonio Rossellino. Mi pare che sia assolutamente coerente. Questo è un articolo che nessuno cita, come dire, per rispetto allo studioso, e però va messo in campo nel momento in cui si dice che la Madonna Fitile di Londra è di Antonio Rossellino solo perché lo dice Pope Hennessy. Non si possono tenere insieme questi criteri nel gioco, come dire, della ricostruzione storiografica. Naturalmente vengono dati a Verrocchio anche i busti di Antonio Rossellino o comunque della sua stretta bottega. Per cui succede che, se riuscite a vedere, finanche il grande Ulrich Middeldorf, prima fototecario, poi direttore dell'Istituto Germanico di Storia dell'Arte di Firenze, che con la sua grafia inconfondibile aveva scritto Leonardo su questo cartone della Madonna, a un certo punto si piega e scrive su Antonio Rossellino, che significa in relazione con, ma non di sua mano. E a questo punto vi ripeto, io vi saluto su questo confronto semplicemente per come forma così giocosa e provocatoria, per dire il sorriso così celebre di questo maestro forse non l'ha inventato lui nel momento in cui noi gli riconosciamo questa Madonna, l'avrà preso da Antonio Rossellino. Grazie. Buona serata a tutti.